erano due bravissimi ragazzi, due grandi, tutti e due sposati, e Bruni con due figli maschi, e Bagni con una figlia. Grandi lavoratori, probabilmente se fossero stati meno lavoratori forse sarebbero vivi. Erano due persone che mancheranno alla famiglia, ma non solo. Piero Bruni e Filippo Bagni sono due colleghi, due padri di famiglia, due persone che mancheranno a tutti, come ha ricordato il direttore dell'Archivio di Stato di Arezzo. Sono morti all'interno appunto di questo palazzo per la fuoriuscita del gas argon, solitamente utilizzato per spegnere gli incendi. Il gas è appunto fuoriuscito da un locale dell'Archivio di Stato dopo che era scattato l'allarme antincendio. I due dipendenti prima hanno provato a ripristinare l'allarme da remoto, poi non riuscendoci hanno deciso di scendere le scale e di raggiungere questi locali. Inizialmente si era pensato che i due dipendenti si fossero introdotti all'interno delle stanze che custodiscono i documenti, invece avrebbero dapprima raggiunto le stanze dove sono custodite le bombole di argon e poi avrebbero accusato il malore. A raggiungerli è stato un collega 57enne di Bucine, lui stesso ha accusato un malore, è stato poi ricoverato in codice giallo al San Donato. 118 Arezzo? Sì, ascolti, all'archivio di Stato di Arezzo, un'ambulanza per favore. Mi dà la via per favore? Sì. Allora, piazza del commissario numero 1, in cima a Corsa Italia. Sì, mi dice anche che è successo. Senta, è partito le bombole dell'antincendio, ma dei miei colleghi sono andati a vedere e non... Cosa vuol dire partite le bombole dell'antincendio? Che è successo? È uscito l'acqua? No, sono bombole con del gas particolare. È una fuga di gas, è esploso qualcosa? Sì, credo sì. Quanti feriti ci possono essere? Due persone distese che non si sa se sono morte o vive. Ho capito, c'è ancora il gas lì dentro? C'è gas, sicuro. C'è ancora il gas lì dentro o sono aperti quei luoghi? Il collega dice che stando giù gli viene da svenire. Ma soprattutto siamo dovuti intervenire sui due soggetti a terra, cercando di ripristinare la respirazione, l'attività cardiaca con una rianimazione cardiopolmonare. Abbiamo tentato anche con il Lucas di far ripartire questo benedetto cuore. Purtroppo, nonostante tutto, l'evento è stato più grosso dei soccorsi e le due persone sono decedute. La procura di Arezzo ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo plurimo sul posto e si è portato il sostituto procuratore Laura Taddei. Una prima indagine è stata effettuata anche dai vigili del fuoco di Arezzo. E per legge dove in ogni ufficio pubblico ci devono essere le squadre di sicurezza e di pronto intervento. Anche loro erano delle squadre di sicurezza. Noi siamo conformi alle leggi, quindi ci compongono di revisionare eccetera e noi siamo... Ora non ricordo, comunque hanno preso tutti gli atti che dovevano prendere. Noi lo revisioniamo continuamente. Ad Arezzo intanto sono già arrivati gli ispettori del Ministero dei Beni Culturali come disposto dal Ministro Alberto Bonisoli.